come indossare una sciarpa grande. So che ho lo scaldacollo, ma non mi interessa perché il tutorial è valido anche con lo scaldacollo. E oggi voglio spiegarvi proprio come andare a indossare una sciarpa grande. Davanti a me vedete una sciarpa molto grande nelle dimensioni, sembra addirittura un enorme pezzo di stoffa. In realtà si tratta, ripeto, di una sciarpa grande nelle relative dimensioni. Come si indossa? È molto semplice. Innanzitutto, la sciarpa in questione, che sembra un telo, va ripiegata su se stessa almeno due o tre volte. Se è troppo grande dovete fare dei piegamenti anche per tre volte, ok? Al fine di andare ad accorciare le relative dimensioni. In questo caso due e non di più vanno bene, due piegamenti sono stati realizzati. A questo punto cosa faccio? Vado semplicemente a avvolgere, come già feci in un altro mio tutorial, la sciarpa in questione di dietro, dopodiché faccio una sorta di croce, o meglio una sorta di X davanti a me, in tale modo qui, barra in tale maniera qui, e faccio passare un'estremità dentro alla sciarpa in questione. Devo spingere molto perché la sciarpa in questione, essendo molto grande, ha delle dimensioni notevoli e più elevate rispetto a quell'altra. Fatto questo, ho chiuso già il mio tutorial. È stato semplice, vedi? Sono riuscito a indossarla bene, barra correttamente. In questo modo posso stare con il collo caldo, evitando di stare male con il periodo invernale che sto, come vi stiamo attraversando. Ok? Semplice. Io ovviamente ho lo scaldacollo sotto, me ne rendo conto, lo so, ora qualcuno dirà: hai sbagliato, caro narratore, il tutorial andava fatto senza scaldacollo. È uguale, ok? Non cambia nulla. Alla fine, come vedete, è rimasto in piedi, ok? Mi accorgo che è andato bene il tutorial perché la sciarpa in questione non si è tolta dal mio collo, è rimasta ben salda al collo. Posso anche spostarmi, muovermi, spostarmi liberamente che la sciarpa è rimasta salda al mio collo. Bene, dunque, ricapitolando brevemente, vi sciolgo tutto. Piegare tanto, o meglio per almeno due o tre volte, la sciarpa grande che vi trovate davanti a voi. Nel mio caso questa è una sciarpa di colore verde scuro, azzardo dire verde scurissimo. La piego almeno due o tre volte circa, ok? Uno e due, ok? A questo punto cosa faccio? Cosa faccio? Posiziono la mia sciarpa di dietro, dietro di me, ok? Stavolta l'ho piegata di meno, ma il tutorial di bene riuscirà lo stesso, okay? Adesso vado a far combaciare le due estremità in modo perfetto, chiudo così, o meglio faccio una sorta di X, la chiamo la X sciarpesca, ok? Di sciarpa. Dopodiché colloco una delle due estremità dentro di me, dentro, ok? Raccogliendo il dentro, chiudo facendo un nodino. E adesso ho risolto, ho indossato correttamente, a mio avviso correttamente, una sciarpa grande, ok? Altro metodo di nuovo, dopo averla piegata per due o tre volte, faccio un giro così e un giro così, dopodiché la chiudo facendola passare per dentro, vedi? Vedete? Ecco qua. So che è voluminosa, vi ricordo che ho lo scaldacollo sotto, lo so, è sbagliato, non va fatta con lo scaldacollo sotto, non mi interessa, sento freddo. Di conseguenza il tutorial è venuto riuscito, bene? Se metto il giubbotto posso metterlo? Certo, adesso te lo faccio vedere. Prendo il mio bel giubbotto che ho qui davanti, lo vado a indossare con te, facendoti capire che nonostante tutto la difficoltà nell'indossare il mio giubbotto non c'è. Quando fa molto freddo è utile indossare una sciarpa grande. Ecco, non è una cosa così complicata. Dici, ti prendono in giro, si giri così. Per me non è un problema. Poi chi vuole prendere in giro è libero di farlo. Non mi interessa. Bene,
Dario, narratore italiano di YouTube Italia, è tutto. Grazie per aver visto questo tutorial di oggi. E mi auguro che ti sia stato di aiuto, ti sia stato utile. Iscriviti al canale, commenta, ciao e una buona giornata.